Le grandi trasformazioni in atto nella nostra società fanno nascere nuove esigenze del vivere e dell'abitare, una nuova e molteplice domanda abitativa che va compresa e assecondata. Il progressivo invecchiamento della popolazione, il forte squilibrio economico nel rapporto tra generazioni, la mutazione della famiglia. Sono questi i fenomeni sociali destinati a cambiare radicalmente le prospettive di sviluppo del Paese. Il tema è stato affrontato a Palazzo Bolognongare durante l'annuale assemblea della sezione costruttori edili di Vicenza, che lancia un preciso messaggio alla prossima amministrazione comunale. Secondo noi bisogna chiedere di ampliare i programmi di rigenerazione urbana. Noi abbiamo già dato il nostro contributo per il bando periferie, ma bisogna fare molto di più, intervenire su pezzi di città molto più ampi, ristrutturare i quartieri, dotare di servizi e di aree verdi, di piste ciclabili, tutte le parti in cui queste non ci sono, ma lavorare veramente con investimenti decisamente superiori a quelli che sono stati messi in campo fino ad oggi. All'incontro non hanno voluto mancare i candidati sindaco Otello Dalla Rosa e Francesco Rucco, che hanno presentato la loro ricetta per il futuro urbanistico della città. Ma il futuro urbanistico di questa città e in generale di tutto il mondo dell'edilizia passa anche qui attraverso il recupero, la rigenerazione e la riqualificazione. Bisogna assolutamente ridurre il consumo di suolo, anzi il consumo di suolo zero. Abbiamo tanti spazi da recuperare, rendere più belli e abitabili. Abbiamo bellissime tecnologie per renderli efficienti dal punto di vista energetico, quella è la strada su cui lavorare. Beh, sicuramente abbiamo molte aree dismesse da riqualificare e da restituire alla città, quindi si lavorerà molto sul recupero, soprattutto in sinergia pubblico-privato. Dopodiché abbiamo sicuramente una serie di investimenti tecnologici da supportare dal punto di vista appunto delle energie anche rinnovabili, quindi chi utilizzerà quel tipo di energia verrà favorito anche nelle imposte comunali.